SOS è l'allarme lanciato dai cittadini che abitano la palazzina numero 46 di via Federico Borromeo a Primavalle a Roma. Questa palazzina, guardate, è andata a fuoco la notte tra il 21 e il 22 di febbraio, quindi un mese e mezzo fa. La palazzina è tutta nera, è piena di fuliggine, è pericolante perché si staccano i pezzi di muro, di cornicione, di intonaco, e gli intestatari di queste case, che sono case dell'ATER, di proprietà dell'ATER, ci hanno chiamato dispedati perché si sentono abbandonati. Da un mese e mezzo mandano PEC all'ATER, che è l'istituto delle case popolari, che gestisce le case popolari a Roma, e queste PEC vengono ignorate, e quindi disperati ci hanno chiamato. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, l'indagine in corso farà chiarezza. Gli abitanti parlano di una faida familiare. La signora Pina, 72 anni, vive nella casa accanto a quella andata a fuoco, con il nipote 19enne. Quando arriviamo sul posto, ci mostrano i danni, mentre i vigili del fuoco, chiamati dal ragazzo, sono impegnati in un intervento in cucina. Quando è scoppiato l'incendio, mio nipote se n'è accorto subito. C'era tanto fuoco così addosso. Mi dà il telefono mio, nonna. Gli devo far vedere una foto alla signora. Questa era casa E nostra e questo è il quella confine. era. E questo è tutte palme Palme secche, secche, roba. secche, erano verdi prima, poi si sono seccate. È passata lei col figlio, la matta, perché questa è matta del Non sta bene, cervello. purtroppo. Il fratello l'ha buttato fuori di casa. Lei col figlio hanno dato fuoco qua. Dicono Lui è che uscito, quindi sì, dicono che sì, secondo ha una prima dato fuoco qua. ricostruzione sarebbe Dirompato da doloso. lì. Sì, una Sì. prima Parliamo sempre con il condizionale, Sì. dovrebbe essere Ha doloso. dato Dovrebbe essere fuoco qui, doloso, lui se n'è assolutamente. accorto, siamo usciti immediatamente, siamo andati sotto le scalette e è dirompato un Ma fuoco meno fino al male che ve ne cielo. siete accorti Lui, subito. se cioè non Tutti era per insieme, perché lui. Tu hai sentito l'odore? Lei non ha Sì, io odorato. non ho odorato L'hanno perché sono operata in stata operata testa. in testa. Io ho sentito l'odore, stavamo qua in cucina a guardare la televisione, ho aperto le finestre, ho visto che qua aveva fatto praticamente giorno. Sono uscito e ho visto già che ha iniziato a prendere Dice fuoco. corri, no, ho preso Io le chiavi e sono avevo preso uscita. appena ero corso per prendere un po' d'acqua, qualcosa per cercare di spengere. Quando Ma sono non riuscito era già era arrivato su. inutile l'acqua là, Dice perché ha hanno già fatto stava tutta una animando. vampata, tutto il palazzo, vedi, è tutto nero, era giallo. La casa che danni ha avuto? La casa mia, Interni fuori e fortunatamente poco. dentro. Fuori ha avuto tutte le persiane completamente distrutte Diciamo insieme le persiane all'infisso di delle Douglas, da persiane. 53 anni, belle, tanto carine. Però l'intervento dei vigili del È fuoco ha dovuto Eh al sì, per fatto, per forza. sicurezza, le ho fatti intervenire perché poi che Ah, si era l'hai gonfiato, chiamati tu? l'ho chiamato io Sì, perché poi che si è gonfiato là sopra, è entrata oggi dentro una proprio. crepa fino a su, si erano gonfiate anche tanto tutte le maioliche, allora per sicurezza, per sua incolumità, ho deciso di chiamare i vigili del fuoco. Ti hanno L'avete fatto delle chiamato perché segnalazioni sì. e poi sono venuti a vedere. Più avanti erano venuti Ci ha la sera a mandati darci prima dai l'abitabilità, poi sono poliziotti, ritornati adesso per poi vedere dai se, c'ha le, se carabinieri, i danni quali erano. poi Ma da quel avviato 21 Tordiquinto febbraio. numero 1. Sai dov'è Tordiquinto? No, All'Ater Tordinona. Centrale, Tordinona. Tordinona, Tordinona. scusami. Siamo andati lì alle 6 di mattina, ci hanno ricevuto alle 9, ci hanno detto niente. Signora, non possiamo fare niente. Come potete fare niente? Ma stiamo scherzando, questa non è la sede centrale dell'Ater. Sì, signora, ma non possiamo fare niente. Mi fa parlare con qualcuno al di sopra di lei? No, non c'è nessuno. Cioè, mi sono cascate le braccia Perché aperte. da quel 21 febbraio non è Ad più oggi venuto no, nessuno? Poi niente. siamo andati Poi. ieri a fare la denuncia ai carabinieri di Monte Spaccato, l'abbiamo fatta e oggi abbiamo richiamato i pompieri perché si può stare così. Ma sono venuto a fare l'ATER, è venuto, i tecnici dell'ATER, No, sono no, venuto a fare i no. controlli per Non vedere sono comunque in che venuto stato si trovasse nessuno. la casa, No, cioè la sono. struttura. No, 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 gliene frega sono niente a venuti solo i vigili nessuno. del fuoco e a un primo momento a accertarsi che effettivamente tutti avevamo l'abitabilità. Una volta, diciamo, detto da loro che c'era stata, che c'era l'abitabilità, noi siamo rientrati perché le case dentro Comunque una non erano perizia è stata abitate. fatta, cioè l'ATER è venuto e si è. L'ATER non so se L'ATER ha no, ha fatto messo solo qualcosa. qua a L'ATER ha scatola per i messo Si è solo il sincerato tappeto che la e struttura basta. non fosse in pericolo. No, Ma noi la abbiamo struttura chiamato è in anche io, pericolo. chiamo tutti i giorni al telefono, Perché siete dicevo. preoccupati, Eh sì, siamo giusto? preoccupati Certo. perché può cascare tutto, può succedere qualcosa, se può far male, potrebbe farsi male mia nonna, cioè comunque c'è di mezzo un'incolumità di una Mio signora di marito 72 purtroppo è anni. morto il 20 dicembre del 2023.
se l'è risparmiato tutto. Sto quello scritto. È il discorso, io che... Io non perché ce la faccio sono 52 più. Anni che lei sta qua e sono 52 anni che paghiamo. Io e non poi ce la faccio paghiamo una più. Quota di 40 euro circa per la pulizia esterna. Questa non mi sembra pulizia esterna. Poi abbiamo tutti abbiamo un problema di animali perché questa casa già era infestata da animali. Quando ha preso a fuoco ho dovuto chiudere là col cartongesso perché usciva di tutto, di topi, blatte, scarafaggi, di tutto. Dovuto chiamare un disinfestatore. No, però non faccia così, signore, veramente. So. Lo so è che... È difficile, guardi, vivere così con questa schifezza a fianco che non ti pulisce niente nessuno. Ma casa dentro comunque... Casa non... intatta. No, è casa intatta. Diciamo casa intatta, giusto la vernice un po' rovinata, però il resto è tutto purtroppo intatto. La cucina è rovinata, però la non fa niente, poi si rifarà. Le maglioli che si sono gonfiate, sono esplose. Però quello che proprio non... Ma è insopportabile comunque. Sì, è uno schifo tale, uno schifo tale tutti io. I giorni la puzza di bruciato, la mattina ci svegliamo, sentiamo la puzza di bruciato. Perché sono stata operata in testa di tumore e sono 24 anni che non ho mal di testa, però non ci ho più odorato. Lui però sente. Ma meno male che c'eri tu, perché sennò veramente. Mamma mia, guarda, se stavo sola morivo. Cioè, veramente l'allarme l'hai lanciato tu. L'ho lanciato io, ho chiamato il 112 spiegando la situazione, poi abbiamo cominciato a urlare. Di due autobus e gli hanno dato due estintori. E lui con due amici suoi hanno spento tutto, ma tante rovine. In attesa che arrivassero i negozianti dei bar a darci una mano, in attesa che arrivassero i vigili del fuoco, poi sono arrivati i vigili del fuoco hanno spento. Era già tutto spento. No, non era già tutto spento. No? No, no, no. Però vabbè, una grassa mano, ecco, possiamo dire così, gliel'avete data. A spengere le finestre davanti. Eravamo riusciti a spingere io all'angolo là c'ho il contatore del gas che se esplodeva quello vieni Thomas guarda eccolo qui quella questo è il contatore è un resto di persiana che se esplodeva vedi urlava tutto il palazzo veniva giù. Io mi sono raccomandata a mio marito gli ho detto beh non lo fa scoppia scusami non si preoccupi anzi io cioè, mi dispiace io non so proprio. Che cosa fare? Quindi ci sono delle parti pericolanti. Perché questi praticamente. Tutti, perché tutta l'area sotto sequestro e non possono, secondo l'ATER, non possono fare niente. Io ho sentito i carabinieri, dicono che deve intervenire l'ATER. Cioè, per togliere, tutto. Per sgombrare tutti i rifiuti o comunque tutto il materiale che è andato a fuoco, serve l'ATER. Sì, deve dare un'autorizzazione l'ATER, poi dovrebbe. Ma l'ATER perché non la dà questa autorizzazione? Non rispondono a nessuno. Ah, non rispondono. Ma a nessuno di loro rispondono, non solo io ho inviato mille PEC, chiamate, siamo andati anche all'ufficio relazioni col pubblico, non ci hanno fatto niente. Andiamo a sentire anche gli altri. Perché il problema riguarda tutti gli intestatari di questa palazzina numero 46, ricordiamo, di via Federico Borromeo, siamo a Primavalle, a Roma, ci hanno chiamato disperati perché da quando è successo e è avvenuto il rogo sono stati completamente abbandonati, nonostante le numerose PEC mandate, nonostante l'allarme inviato tramite le varie mail, sono inascoltati. Piacere, sono la signora Orietta Errani, lui è mio marito, è l'assegnatario dell'appartamento che sta lì a quell'angolo. E ci avete chiamato perché perché nessuno ci risponde, né con le PEC né con le mail. La signora Pina, è andata addirittura giù perché Porella era invasa dai topi che uscivano dalle finestre e sono venuti, hanno messo due scatole lì di fuori. E si sono salvati pensando così, di risolvere capito? Il problema, no? Ci mettono le scatole per i topi, però non siamo in mezzo, scusi da parola, in mezzo al... Non lo voglio dire. Non la scusiamo. Non lo voglio dire, ecco. E non solo. Allora, c'è gente che è andata a finire in ospedale, ma alla fine ci andremo pure noi. La signora è andata a perché finire perché vi respirate? È quello che c'è, quello che... Lo vedete? Ma lo vedete no, come siamo? La signora è stata sotto ossigeno, ecco. Lei dove abita, signora? Proprio sopra. Abito. Il primo o il secondo? Qua il primo piano, qua okay, dove è il cancello. Sì, e io in seguito all'incendio ho riportato intossicazione, avvelenamento. Ho rischiato di fare la camera iperbarica per i valori troppo alti. Sei spaventata? Molto, molto, anche perché stavo solo con mio figlio, è stata veramente tanta la paura. Però l'unica cosa è che non possiamo vivere con queste microparticelle che inaliamo tutti i giorni e continuano a avvelenarci il sangue. Cioè siamo in condizioni dove non possiamo aprire neanche le finestre.
non si possono stare non, cioè, igienicamente non è proprio il caso. Neanche possiamo respirare, perché io, avendo una leucemia, un tumore, io abito sopra. E sopra ancora? Sì, sono invalida e devo farmi a piedi e non posso uscire da casa, perché non posso aprire neanche le finestre. Perché l'ascensore è andato a fuoco, quindi sì. È rotto, non può essere utilizzato. Logicamente non cade all'improvviso. Cioè, io... cioè praticamente questa, la struttura non è stata messa in sicurezza. No, per loro sta in sicurezza per con loro. Due sono reti che hanno due, messo. Due operai dell'ATER hanno messo, diciamo, queste transenne con questi pali di ferro e per loro ci hanno messo in sicurezza. Dopodiché io vorrei sapere una cosa. Allora, questo appartamento è sotto sequestro. Il sequestro chi lo deve togliere? L'ente proprietario, credo. Su disposizione, immagino, della magistratura. Della magistratura, di un pubblico ministero, credo, no? E quando pensano di intervenire? Quando si ricordano. No, Rita, quando scusa, si ricordano? Sono andata ai carabinieri e mi hanno detto che l'ATER può intervenire, ecco. Basta che non toccano l'immobile sotto sequestro, ecco. Tutto il resto può rifare. Tutto il resto si può intervenire. Ah, basta che non toccano la casa, certo, giustamente, certo. La casa che è sotto sequestro per le indagini, certo. Il resto può intervenire. Ma se non è mai venuto nessuno, ma indagini, ma quando le fanno? De notte, quando noi dormiamo, non abbiamo più visto nessuno, e fanno dal computer le indagini, devono fare. No, sì, perché viene tutto cioè, in nero, i pezzi del soffitto cadono. Guarda Thomas, la signora è con le stampelle, abita all'ultimo piano, inquadra per favore, l'ascensore è rotto, come fa? Come scende? A piedi, con le stampelle, che non potrei poi stare tanto perché dovrei portare il deambulatore. Ma come faccio a scendere col deambulatore? No, sarebbe murata a casa. Certo. Come faccio ad andare a fare la spesa? Chiedete. Certo. Allora un buon cuore. Chiediamo un buon intervento, ma che sia molto, ecco, molto accelerato, perché sinceramente non si può vivere così. Poi dovete riprendere anche l'interno della scala. Adesso ci date il permesso, noi entriamo. Sì, come no, come certo. No, vogliamo andare a vedere? No, certo. Questa è la messa in sicurezza dell'ATER, ok? Guarda sopra pure. Ecco. Qui c'è un altro vetro rotto, Qua vedi? Qui non è stato bloccato. Qua pure è andato a fuoco tutto. Tutto a fuoco, la citofoni. La centralizzata all'interno non funziona più. Non possiamo usufruire né dell'apertura del portone, né dei citofoni. È venuta la squadra della Telecom per mettere, sono saltati anche i fili telefonici, è venuta la squadra della Telecom per fare un allaccio provvisorio, perché perlomeno usufruire di internet, che adesso è una cosa serve per vitale, lavoro, ecco, vitale, ma non tanto per lavoro, ma è proprio una cosa vitale che serve a tutti adesso. Quindi abbiamo questi fili volanti della Telecom e adesso stiamo aspettando che abbiamo l'antenna centralizzata che non funziona. Quella per la televisione? L'antenna centralizzata è stata una cosa messa dall'ATER che funziona con la centralina. Quindi abbiamo dovuto comprare delle antenne amplificate per vedere la televisione, perché sennò non possiamo usufruire neanche di quello. Stiamo pagando oneri accessori con l'aumento che ha messo l'ATER. Andiamo su, guardate. È impressionante, impressionante. Guardate come siamo messi, che ci cadono addirittura i pezzi di soffitto bruciati in testa mentre camminiamo per andare al lavoro. Ok? Queste sono luci provvisorie che ha messo l'ATER. E guardiamo, cioè ancora abbiamo tutti i fili. Ma si stacca l'intonaco. Sì, sì, si stacca proprio l'intonaco. Abbiamo una signora che ecco, scende a fare le scale e la paghiamo noi tutte le settimane. È venuta l'altra settimana, l'ha pulita con la pioggia che c'è stata questi giorni. Tutta la fuliggine che scende a terra. E che noi respiriamo. Ecco con che ho mandato su scritto anche alla PEC io. Capito? Questa noi la puliamo, poi il primo vento, la prima pioggia ce la ritroviamo tutta per terra. Come va a terra la respiriamo noi quando tira vento. Eccola là. Ecco, questi Mamma. Sono tutti i fili bruciati. No Thomas, ma vieni a vedere le condizioni della porta. C'è una puzza. Sì. Mamma mia. Non si può stare.
Non si può davvero stare. Guardate qua com'è pericoloso. Io poi abito laggiù, diciamo che comunque l'ho scampata. Io l'ho scampata. E comunque penso che l'odore cattivo arrivi fino a voi. Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. L'aria è questa. O vivo lì giù che me la sono scampata. Comunque mi metto pure nelle condizioni di queste persone che vivono qua, perché comunque a me vengono delle persone, vengono i nipotini, ce n'ho uno dei due, uno dei tre anni. Che insomma, nonna, che è successo? Nonna, che è successo? Che gli dica a nonno, mo rimettiamo tutto quanto a posto? Cioè, mi dovrei pure vergognare quando mi viene a trovare una persona, ma sì, non penso che sia fattibile la cosa, no? No, è quella questione di dignità. Bene, di dignità, bravo, di dignità, non va bene. E sto laggiù. E sto la... Sicurezza, sono tre anni che siamo messi così in quella maniera. Lì, c'è la, vedi? Ah, la... Sono tre anni che la rete arancione. Esatto. Siamo abituati a vedere tanto a Roma la rete arancione. Automaticamente io all'altra parte dell'angolo ho la finestra sopra, che se mi affaccio e mi cade il cornicione in testa, capito? Affari suoi, affari dell'ater dopo, perché dopo che faccio? Mi faccio comprare appartamento da loro. Ma signore, sono due persone disabili che comunque hanno le stampelle, ma come fanno se hanno un intervento? C'è la signora che anziana, signora che abita qui, è disabile anche lei, anche si lei. È dovuta trasferire dalla Nora che abita al palazzo dietro, certo, perché non può scendere, non può e ha paura di stare la notte da sola adesso. Beh, perché comunque quello che è successo è traumatico, vi ha traumatizzato, sì, molto. Quante PEC avete mandato all'ater? Allora, mio marito ne ha mandate due. Ho telefonato. Ha mandato pure la mail, tu. La mail alla direzione generale dell'ater, anche perché io non so se poi, no, il nome non lo posso fare. No, non lo facciamo, però comunque. Non lo posso fare, però sono stata consigliata di mandare alla direzione generale queste mail. In pratica mio marito ha mandato due PEC con le foto. Nessuno ha risposto. Quando? Dopo l'incendio? Subito dopo l'incendio abbiamo mandato. Parliamo di fine febbraio, quindi parliamo già di un mese e mezzo. Niente risposta, niente di niente. Perciò. E poi anche a livello psicologico. Avete vissuto un'esperienza terribile? Abbiamo vissuto un'esperienza molto brutta, terribile. Cioè ogni sera quando andiamo a dormire cioè abbiamo questo pensiero che comunque insomma non è stata una cosa... Ma siamo proprio avviliti perché non siamo tutelati. Non siamo proprio tutelati dall'ADER che dovrebbe rispondere a questo tipo di situazione. Cioè voi quella notte praticamente come eravate nel letto in casa di scappare, certo. E da soli, senza, cioè voglio dire, perché i pompieri sono venuti subito, sono intervenuti, hanno spento le fiamme. Ma guardi, mi creda, un'esperienza veramente brutta che ancora proprio ci portiamo appresso. È difficile metabolizzare. Io tante cose le ho rimosse, fortunatamente, ma ogni sera che rientro e mi vedo sto scenario, c'è chi poi ve lo ricorda proprio il palazzo. È certo. Per non parlare poi, ma noi abbiamo poi chiamato pure per dire almeno veniteci a levare sta sporcizia. Intanto cominciamo da qui. Fateci vedere le buone intenzioni almeno sulle piccole cose. Comunque, capito? La prima cosa che chiedete è che venga pulito là. Sì, certo. Quella è la prima cosa. Sì. Certo. Sì. E innanzitutto deve mettere le mani perlomeno sui pianerottoli, cioè deve ripulire il palazzo. Bene, perché non che è la casa possibile. Sia sotto sequestro, perché c'è l'indagine. L'ascensore sta in sicurezza, cioè per quanto riguarda proprio la struttura perché comunque non c'è stato nessun foglio, non c'è stato, hanno fatto la verifica all'ascensore, ma chi non è venuto nessuno, è venuto un tecnico dell'ascensore che ha detto ci trovavi tu Paola, che cosa ha detto il tecnico dell'ascensore? Ha detto che guaio, l'avevamo riaggiustato da poco, cioè il problema era perché l'avevano aggiustato da poco, no? Ha detto dice adesso manderemo qualcuno perché almeno salviamo il salvabile per quanto riguardava tutta l'elettricità dentro. Non si è visto più nessuno. I problemi non sono solo per chi vive nella palazzina dove è avvenuto il rogo, ma anche per chi vive nella palazzina e nelle palazzine di fronte, come le due signore, perché voi respirate quello che loro respirano sopra la palazzina. Certo, sì, una cosa brutta, abbiamo passato pure una cosa bruttissima, perché quella sera abbiamo visto questo grande fuoco, poi a chiamare le signore perché qualcuno non si era accorta. E per telefono una mia grande amica, cioè c'è tutte amiche, però di sbrigati, scappa, scendi.
La paura. Poi la cosa grave. Bella, poi al di là, no, nella cosa brutta che è successo, che sì, poi vi conoscete tutti e siete un po' una famiglia. Esatto, sì, è stata una cosa. Ma poi adesso l'odore di bruciato, non si può stendere più i panni, qualcosa vola adesso, ecco, con questo tempo. Si sente proprio l'odore di bruciato, non si può aprire finestre. Dieci minuti fa con il referente dell'ATER e fino a che non c'è il dissequestro non può non toccare una foglia, quindi è questo il problema. Il magistrato, la magistratura. Parla dopo Pasqua, come mi ha detto, mi ha riferito, quindi bisogna avere pazienza, che se non arriva il suo dissequestro non può non venire, manco toccare una foglia qui. Ma della casa, però per l'interno di tutto il palazzo? Tutto quanto, è l'ATER, è l'ente, io ho parlato con il referente delle manutenzioni, certo, quindi è proprio il capo che c'ha tutta Roma, non c'ha solo Prima Valle, quindi... La notizia che vi posso dare è questa. Non sapete registrata di notizia, inquilini per quanto riguarda le manutenzioni, okay, dove c'è piovono appartamenti e cose più gravi. Questa è una sua, diciamo, dichiarazione, ma è registrata, che ha parlato col referente e che dopo Pasqua... Assolutamente. Come al dissequestro della magistratura iniziano i lavori. Una sua dichiarazione, perché si è parlato col referente... Io sono dell'Unione Inquilini, sono in contatto... Ok, quindi. Comunque è sempre una dichiarazione. Qual è il problema? Certo. Però anche no, se... Però perché... No, che poi questa è una buona notizia, Orietta. Ho contatto con danni proprio per le manutenzioni... questa è una buona notizia. Però torniamo a monte del problema, che se voi mandate le PEC, perché non rispondere e rispondere come hanno risposto al signore? Certo, è quello perché il problema. C'è stato un contatto da anni, quell'anno sono venuto. Però non è una bella spiegazione, lei c'ha ragione. Se viene un attimino all'ufficio vi faccio vedere tutto il dossier delle manutenzioni che stanno qui, le situazioni che ho trovato qui, quindi mi occupo di questo, ecco perché io l'ho chiamato 10 minuti fa per sentire com'era la situazione reale è questa, fino a che non dissequestra una struttura non si può non muovere. Però non è una risposta dire perché io sono un sindacato e ho un rapporto con l'ATER. Se i signori mandano delle PEC che per un incendio che è avvenuto a febbraio, perché non rispondere? Dato che l'ATER ha più uffici, devi chiamare l'ufficio quello proprio preposto, capito? L'abbiamo mandata a più ufficio. Io ci sono in contatto proprio diretto, quindi... dell'ATER l'ha mandata la PEC, poi abbiamo mandato le mail addirittura alla direzione generale dell'ATER, quindi le cose sono state fatte. Ho capito, se mi ha risposto che fino a che la magistratura non dissequestra non può non muovere una foglia, quindi questo... Certo, comunque il dissequestro si ricordi che oltre alla magistratura lo deve fare l'ente di cui è proprietario. Il proprietario è l'ATER, quindi è lui che deve richiedere il dissequestro alla magistratura. È stato richiesto dall'ATER, è stato richiesto, stanno aspettando la risposta dei carabinieri. Ho chiamato io, ogni volta che lo chiamo a me mi risponde direttamente, ho un contatto diretto. Sì, però perché adesso... Sembra proprio una cosa scorretta, mi perdoni, loro mandano le PEC da un mese, non hanno risposta... A lei gli risponde subito, quindi a questo signore sarebbe da chiedergli perché non ha risposto. Sono 2 anni che c'ho rapporti io che manutenzione. Non è l'ATER, il discorso è un privato. Non è il discorso è questo, se avrebbero come ho mandato io un'email, ma avrebbero risposto, guardate, risolvetevi a Tizio, a Caio, andate a quell'indirizzo che vi danno tutte le spiegazioni. Io sarei venuto, ma se noi ci tengono all'oscuro, non è normale, non va bene così. Se lui ha parlato. Ha parlato perché c'è il privato, certo. il privato non lo dà nessuno, certo, che lui è un sindacato, si rapporta direttamente, lei è stata dai carabinieri, tu sei stata dai carabinieri, sono stata dai carabinieri perché a parte perché mi è arrivata una lettera dell'INAIL in cui vogliono sapere perché ho avuto il ricovero per pagarmi la malattia, vogliono sapere come è andata la situazione, quindi sono andata dai carabinieri chiedendo se l'incendio era doloso, di quale natura, e mi hanno detto che non possono dirmi niente.
e ho chiesto anche se l'ADER poteva intervenire intanto a fare qualcosa. Mi ha detto basta che non tocca l'immobile sotto sequestro, a me mi hanno detto. A me le forze dell'ordine mi ha detto così. E però l'ADER non viene. Non viene perché è sequestrato. Signora. Questa cosa quindi va verificata, penso. Va verificata. Può intervenire. La richiesta di sequestro di questa struttura per intervenire. Fino a che non c'è il dissequestro non può manco toccare la foglia. Io ho spiegato. Quando l'ha fatta questa richiesta? Un quarto d'ora fa. Cioè un quarto d'ora fa hanno fatto la richiesta? No, ho parlato con il referente che mi ha spiegato questa cosa, che l'ADER ha fatto richiesta di sequestro per poter intervenire. Nessuno vuole litigare, anché perché poi la questione è importante, anzi siamo tutti qui per chiedere la risoluzione di un problema che ormai persiste da un mese e mezzo e riguarda la salute, riguarda anche l'incolumità delle persone. Ma lei è l'Unione Inquilini Roma Nord, no? Lei è qui, no? Ma perché è qui oggi? Perché sapeva che venivamo noi? Ho sentito che c'era gente, che c'era una TV e sono venuto qui. Ho chiamato il referente proprio perché per capire com'è la situazione, se possono intervenire in tempi brevi, e mi ha spiegato che fino a che non c'è il sequestro purtroppo non possono intervenire. Perdoni, lei ha l'ufficio qua vicino. Esatto. Questi signori è più di un mese e mezzo, questi che mandano proteste. Lei come ha sentito oggi che c'eravamo noi, che siamo una televisione, non ha sentito queste proteste per aiutare queste persone? Sanno pure che c'è un ufficio qua dietro e potevano venire in ufficio questi signori. Potevamo venire in ufficio, ma all'Urpa del Lungo Territorio di Nonna, che ufficio? Io sono all'ufficio relazioni al pubblico dell'ADER. Con mia nonna di 72 anni alle 4:30 di mattina e non ho ricevuto risposte. Io voglio delle risposte. Ma questa non è una manutenzione. Qua non è che abbiamo il palazzo che si è un po' invecchiato. Qua stavamo a saltare per aria. Il referente dei lavori dell'ADER, capito? Qua stavamo a saltare per aria. Ringraziamo Dio. Chi devo ringraziare? Signora mia, io sono venuto qui per venire incontro. Allora, che consiglio ci dà? Se ci sono stati i contratti... Senta, ascolti, ma lei da essere umano, ammetta che lei abitava qua insieme a noi, lei che cosa farebbe? Che consiglio ci dà a noi? Come ci dobbiamo muovere? Ormai da lei non ci veniamo più, ci ha visto? Ecco. Che dobbiamo fare? Io ho fatto la telefonata, ho sentito come stanno le cose, ve le sto spiegando, se volete ascoltare. Deve dare anche alla signora un suo biglietto da visita adesso, visto che il dissequestro, ma perché bisogna aspettare questo dissequestro? Per levare questa mondezza? C'è l'indagine aperta, ma indagine aperta dove? Che non so più venuti qua. Aperta l'indagine, signora mia. Però il problema è che lamentano, aspetti, posso dire una cosa? Quello che lamentano i signori è non soltanto com'è ridotto il palazzo, ma il fatto che non ci sia stata una verifica strutturale, una comunicazione, ma anche una verifica strutturale. Perché quando è venuto l'ascensorista, da quello che ci hanno detto i signori, non hanno controllato, non hanno verificato se fosse pericolante o meno quella struttura. Questo lamentano loro. Loro chiedono, ma chi ci dice che la struttura non sia pericolante? C'è qualcuno che è venuto a verificare che questa struttura non sia pericolante, non sia pericolosa? Questo chiedono loro. Chi è intervenuto qui a spegnere incendi e tutto quanto avrà verificato. I vigili del fuoco. Però io che sto sopra, i vetri sono crepati e ogni tanto cadono. A me, a quando apro la porta. I vigili del fuoco sono venuti oggi a verificare la messa. Quando hanno spento il. No, forse per le cose interne all'oggi, ma il tubo è stato cambiato il giorno dopo qui. Il tubo del gas che era pericolosissimo, sì. Sono venuti il giorno dopo a cambiarlo. Ci hanno lasciato senza gas. Grazie, sono venuti a cambiarlo. Sì, avete pure gas, se no dovevamo saltare per aria. Dobbiamo ringraziarli che ci sono venuti a cambiare il tubo. Ho detto il tubo del gas. C'è la situazione grossa del pericolo. Al tubo del gas, le luci. Io questo che voglio dirmi. Internet e web, questo il giorno dopo hanno rimesso tutto quanto a posto, io questo già l'ho detto, i servizi essenziali sono stati tutti ripristinati. Gli dici per favore a chi hai mandato le mail e le PEC? I servizi essenziali come persiane di mia nonna, di 72 anni che dorme con i vetri, ma vi pare accettabile una situazione del genere? Chi me le ripaga? Sono 4.500 danni. Tu mi hai ragione, per carità, io non vedo torto. Cioè per sistemare per esempio le persiane, no? Oppure della signora fa finché possa aprire la finestra, credo che non serve
bel dissequestro. Anche una luce mia è un tumore, ma posso respirare questa puzza? Posso respirarla? E che devo fare? Io mi devo fare le scale a piedi, con le stampelle, ogni volta, sì, torno a fare la spesa, che faccio? Okay. Io comunque mi eccolo qua, dopo Pasqua si vede che c'è questo famoso dissequestro. Ma noi la ringraziamo. Allora, noi dopo Pasqua ci prendiamo questo impegno, torniamo dopo Pasqua, torniamo. Possiamo tornare dopo Pasqua insieme? Possiamo tornare dopo Pasqua insieme? Viene con noi e dà una risposta. Ok, perfetto. Perché sei venuto adesso, ma non mi potevano rispondere tramite PEC? Non faccio noi.